Buongiorno, si comincia questo Private Banking Forum 2016, grazie per essere venuti così numerosi. Due note di servizio prima di cominciare con il dibattito sarà diviso in due parti, la prima legata più allo scenario, al mercato del private banking e alle sfide che questo mercato ha incontrato e dovrà incontrare. Ci sarà poi un 20 minuti di coffee break per poi passare a domande più specifiche circa le società dei nostri ospiti. Se volete twittare o usare i social network in relazione a questo evento, il nostro hashtag è sfideprivate, tutto attaccato naturalmente, e se volete fare domande in diretta ai nostri ospiti, nella seconda parte dell'evento dedicheremo qualche minuto alle vostre domande, potete farlo mandando un messaggio, un WhatsApp al 338-59-57-383, ma poi questo numero verrà ricordato nel corso dell'evento. Cominciamo con invitare gli ospiti, i veri protagonisti di questo evento. Cominciamo con un applauso, direi che se lo meritano, Paolo Martini, co-direttore generale di Azimut. Diamo il benvenuto a Andrea Ragaini, responsabile Private Relationship Manager and Wealth Management di Banca Generali, Gianfranco Venuti, responsabile Private Banking di BPM, Marco Caldana, amministratore delegato di Farad International e Federico Girardini, Head of Private Advisory Unit di Finanza e Futuro. Facciamoli sedere. Allora, abbiamo degli ospiti assolutamente d'eccezione nel mondo del private banking, quindi la prima domanda è ampia ma dovuta. Quali sono secondo voi le sfide che ci dobbiamo attendere nel 2016 in questo settore? Come dicevo prima, un settore ampiamente davanti a un bivio, no? Davanti a tante sfide, non ultimo quello della tecnologia, della MiFID e chi più ne ha più ne metta. Cominciamo da Martini. Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, io penso che le sfide più importanti nei prossimi anni siano una su il discorso delle performance che diamo ai nostri clienti. Tutti noi abbiamo investito molto in servizi di tutti i tipi, tra un po' si porta il caffè alla mattina ai nostri clienti, li accompagniamo al supermercato, facciamo di tutto di più, noi abbiamo investito tantissimo, però noi non dobbiamo dimenticarci che il tema della performance è sempre un aspetto molto importante. Con i tassi che abbiamo oggi, con la situazione che c'è di contesto, sicuramente una delle nostre prime preoccupazioni deve essere come diamo performance ai nostri clienti. Secondo noi le soluzioni sono tre tendenzialmente. Una, incrementare la parte di alternative, quindi tutto il mondo degli alternative investment che pesa in alcuni paesi il 25%, noi siamo ancora abbastanza indietro anche dal punto di vista culturale, quindi cercare anche delle soluzioni di investimento nuove come stanno facendo in tanti, quello può essere una risposta importante. La seconda, ma è molto difficile, quindi avere gestori attivi bravi e capaci, ma sappiamo bene che due volte ci azzeccano, una volta no, e quindi sicuramente non è semplice costruire una storia di performance soltanto sulla capacità del singolo gestore. Il terzo è ampliare l'orizzonte temporale, che è un altro sforzo che dobbiamo fare. Noi abbiamo perso in questi 6 anni, dopo il 2008, come industria, una possibilità di performance interessante perché giustamente ci siamo preoccupati della parte prudente e quindi secondo noi abbiamo dato, in termini di performance, un servizio ai nostri clienti non eccezionale. Quindi il primo tema è quello delle performance. Il secondo tema, che è un po' più macro, è quello di cercare sempre un equilibrio corretto fra le tre anime: i clienti, che devono guadagnare soldi, ovviamente, i professionisti, che devono avere un compenso adeguato, e gli azionisti, che devono essere adeguatamente remunerati per il capitale investito. Secondo me, soprattutto, non tanto il mondo reti, che è qui rappresentato, ma il mondo del private banking, su come avere in equilibrio queste tre entità è una bella sfida e si deve porre alcune domande nei prossimi anni, perché è chiaro che se una delle tre entità va troppo in là e quindi o guadagnano soldi solo i clienti e l'industria ne guadagna poco, o al contrario guadagna solo l'industria e i clienti non hanno performance, hai sicuramente un problema del medio periodo e qualcosa succede qui. Quindi la società si fonde, si vende, cioè se vuoi costruire una storia di successo devi, secondo me, mettere queste tre anime in equilibrio.
La terza sfida riguarda la crescita. Noi oggi abbiamo come industria del private banking circa 1.000 miliardi, un po' abbondante, e ce n'è ben 250 che non sono ancora seguiti dal mondo del private banking, che poi sia di rete, sia matrice private banking pure, poco cambia. Ecco, questo tipo di impostazione secondo me non va bene. Abbiamo ancora l'opportunità di prendere una fetta di mercato importante, anche perché poi questo 25% che oggi è in mano a banche generaliste oppure a alcune BCC o alcune banche di credito cooperativo giustamente si stanno attrezzando, e quindi se non ci diamo una mossa presto avremo anche lì una maggiore difficoltà ad attrarre persone che oggi hanno un tipo di servizio diverso. Come mondo reti, l'ho già detto più volte, io penso che se usciamo un po' dalla sindrome di Calimero che ancora qualcuno ha, possiamo tranquillamente raddoppiare per due la nostra quota di mercato nei prossimi 5 anni, su quello sono molto convinto, e quindi dobbiamo assolutamente fare di più e quindi arrivare ad avere un 20% dell'industria nel suo complesso, e quindi sono numeri importanti. E la quarta sfida riguarda invece il tema delle persone, dello sviluppo delle competenze. È chiaro che e dell'utilizzo della tecnologia. Sul tema della tecnologia, come nella MIFID, tutti noi continuiamo a dire che non cambia niente, sono tutte opportunità, perché poi capita sempre così. Anche noi, quindi non sto parlando per altri, no? Sulla MIFID sono tutte opportunità, sulla tecnologia sono tutte opportunità, è bello, giustamente, è anche comodo pensarla in questo modo, non lo so. Ecco, sulla tecnologia, sull'utilizzo della tecnologia su una certa fetta di clientela invece penso che un'opportunità non sarà mica tanto, poi su un'altra parte invece sì. E quindi la nostra sfida come industria è coniugare queste innovazioni, una legislativa e l'altra tecnologica, che stanno arrivando in maniera importante, alzare quindi il livello delle competenze dei nostri professionisti, che è già medio alto, ma sicuramente nei prossimi anni ci sarà sempre più una distinzione netta fra chi fa un mestiere di un certo tipo e quindi chi va su un certo target di clientela, si specializza nel soddisfare delle determinate esigenze, e su chi invece opera in un altro contesto dove lì ci sarà una forte competizione. Quindi il tema delle competenze in senso lato è sicuramente un tema che secondo me deve essere cavalcato, e deve essere cavalcato molto. Lato clientela c'è il tema dell'educazione finanziaria, che però io, nonostante abbia scritto 4 libri e quindi ci abbia dedicato tanto tempo, mi accorgo che nei fatti è bello per l'ego, ma poi alla fine concretamente nel soddisfare l'educazione finanziaria e far sì che questa educazione finanziaria sulla clientela arrivi poi a vantaggio dei singoli clienti anche dell'industria, un percorso lunghissimo, quindi sicuramente è giusto continuare a farlo, è giusto fare investimenti, ma non penso che sia una strada che nel breve possa risolvere molte cose. Queste sono le principali, a mio avviso, poi ce ne sono tantissime. E poi avremo modo di parlarne e di entrare maggiormente nel dettaglio. Ragaini, in questo mondo così difficile, tassi a zero, tecnologia, insomma, quello che ha già detto Martini, quali saranno le sfide secondo voi? Ma mi ritrovo molto con quello che ha detto Paolo, cioè siamo in un mondo che vive un cambiamento a tutti i livelli. E inevitabilmente tutti i settori di business, il nostro come tanti altri, vivono meno economie di posizione, quindi di sfide si parla proprio perché il mondo sta cambiando. Il primo tema che mi viene da proporvi come sfida è proprio quello del mondo degli investimenti, che è un po' il nostro core business, non è l'unico, lo sappiamo, ma è una parte importante, e cambia un po' il paradigma degli investimenti dei nostri clienti, dei nostri anche consulenti, e quindi occorre aiutarli in un percorso di cambiamento, e questo è un tema assolutamente nuovo, cioè l'inflazione negativa, i tassi negativi, un rendimento che non può più essere offerto con un asset mix ordinario, beh, questo è una grandissima e straordinaria sfida. Poi, venendo a quello che diceva Paolo, le sfide sono sempre positive e lo diciamo, io in questo caso lo penso veramente, perché il private banking fa consulenza. E se guardiamo l'etimologia della parola consulenza, significa fornire pareri o consigli. Ed è umano che quando la situazione si complica, la richiesta di pareri e consigli aumenta. Quindi il fatto che la situazione sia complessa richiede un intervento di consulenza che prima non era necessario. Quindi in questo senso io vedo una grande opportunità per il nostro settore, per il settore del private banking, in cui la consulenza è al centro proprio del modello di servizio. Questo è il primo grande contenuto della sfida. Poi ce n'è un secondo che riguarda
il momento che stiamo vivendo nel nostro settore, in tanti settori dell'economia, in tanti settori del mondo banking and finance, che è quello di tenere fede ai propri principi, tenere fede alla propria identità. E nel momento in cui i margini scendono non è così facile, perché è un po' più semplice cercare di spingere sull'acceleratore per avere dei ritorni di breve periodo. Quindi una vera sfida è quella, pur in un momento di complessità, e questo non riguarda solo le banche commerciali che hanno gli NPL in posizione, riguarda anche il mondo delle reti, perché le commissioni di performance con questi mercati sono scese. Quindi in questo ambito il secondo elemento di sfida è tener fede ai propri principi, quindi far bene private banking significa gestire bene la relazione col cliente nel medio e lungo periodo e non cedere alle illusioni del conto economico facile di breve periodo. Un secondo contenuto di sfida, molto semplice da dire, ecco, nella quotidianità del conto economico degli analisti ogni tre mesi è un po' più difficile da rispettare, però per me è una sfida importante e penso che sia uno dei capisaldi in cui la banca in cui lavoro lavorerà nel futuro. Il terzo elemento della sfida, l'ha già ampiamente detto Paolo, è quello del contenuto, dell'equilibrio che c'è tra i tre attori del private banking, azionista, cliente, consulente. È difficile trovare equilibrio tra due parti, figuriamoci tra tre parti, è ancora più complesso stare in equilibrio. Però questo è sicuramente un contenuto della sfida e per far questo occorre ricordarsi sempre qual è il proprio modello di business. Il nostro è molto chiaro, è un modello B2B2C, abbiamo già nella nostra sigla i tre interlocutori. Il secondo livello di B per noi è molto importante, è quello del consulente, quindi cerchiamo di montare tutta una serie di strutture al servizio del consulente per arrivare poi al cliente. E questo è un elemento di sfida straordinario, perché tutto quello che si monta in una macchina, voi lo sapete, io vengo da una banca commerciale e per me il modello di business era B2C, no way. Allora, il fatto di essere entrato in una banca che è un modello di business B2B2C, i primi giorni di lavoro mi ha creato qualche disorientamento. Ecco, poi mi sono reso conto che il contenuto della sfida è un contenuto importante, perché tutto quello che io faccio nel mio lavoro quotidiano, io seguo il wealth management e quindi lavoro per costruire prodotti, processi e servizi per i miei banker, è finalizzato a far sì che loro lavorino bene e possano andare poi dai clienti a risolvere un problema. E questo è un contenuto della sfida, perché è molto demanding, cioè io ci sono nella misura in cui do un servizio, se no giustamente vado a casa. Questo riguarda il mio lavoro ed è una sfida personale, ma poi la posso tranquillamente astrarre a livello di sistema. Queste sono tre tra le tante sfide che la nostra industria ha davanti nei prossimi anni. Grazie, grazie ragazzi. Allora, benvenuti. Il vostro è invece un istituto attualmente più B2C, no? Però avete anche un importante parte nel private banking. Qual è la sua opinione sulle sfide che si devono affrontare in questo mercato nel 2016? Bene, innanzitutto buongiorno a tutti, ma innanzitutto la prima sfida che ho io è aggiungere qualcosa a quello che hanno già detto Paolo e Andrea, no? In realtà cerco un attimino di ribaltare, secondo me la vera sfida per il private banking è dire cos'è il private banking, ok? Questo per un motivo molto semplice, perché noi abbiamo parlato, è stato detto, 1 miliardo di masse, bene, ok, ma l'obiettivo del private banker è quello di gestire solamente le masse finanziarie di un cliente? È sufficientemente chiaro che per definire cos'è un cliente di private banking, definire quanti sono le sue masse finanziarie, cioè le sue attività finanziarie? Io sono assolutamente convinto di no. E quindi nel momento in cui devo andare a ragionare di cos'è l'industria del private banking, forse, e quali sono le sfide, beh, forse devo fare un passo indietro e in qualche maniera definire veramente a fondo cos'è l'industria del private banking. E la consulenza, ma non è solo la consulenza finanziaria, non è solamente il patrimonio finanziario di un cliente, ma è allargare la gestione a tutti quelli che sono gli asset del cliente. Asset reali come le aziende è un grande patrimonio dei nostri clienti che, se andiamo a vedere nell'ambito delle industrie familiari, non sopravvivono alla seconda barra terza generazione. Questo è un grosso problema, vuol dire che in qualche maniera parliamo tanto di passaggi generazionali ma non riusciamo a parlare con i nostri clienti di quello che è invece un passaggio generazionale della vera ricchezza di un imprenditore. La tematica del patrimonio immobiliare nuovamente rappresenta la stragrande maggioranza della ricchezza
del cliente private non solo in Italia. Dico non solo perché poi nei famosi 1.000 miliardi di asset finanziari abbiamo deciso concordemente che segmentiamo da 500.000 euro in su. Va bene, è una convenzione, ci può star bene, ci può stare meno bene, noi segmentiamo da 1 milione di euro in su, però è questione di opinione, no? Non dobbiamo dimenticarci quindi la parte più tipicamente finanziaria, che è oggettivamente l'oggetto del nostro pane quotidiano, che è stata ben inquadrata quali sono le sfide. In realtà la sfida non è tanto, a mio giudizio, i rendimenti bassi, la sfida è l'abitudine dei nostri clienti e di noi stessi ad aver avuto la fortuna di aver vissuto in un ambiente facile di rendimenti alti per uno Stato generoso, ma sostanzialmente per tutta l'economia occidentale di rendimenti alti perché c'è stata crescita economica. Okay? Ma cambia questo paradigma. Noi dobbiamo solamente gestire i rendimenti? No, dobbiamo fare qualcosa di oggettivamente diverso. Per arrivare all'ultimo punto che di solito non parliamo, che qualcuno chiama il capitale umano, okay? Che per l'imprenditore è la sua capacità di fare impresa, per il professionista è la sua capacità di fare professionista, per un qualsiasi lavoratore la sua capacità di generare redditi futuri, e quindi con molta probabilità dobbiamo avere un'attenzione un attimino più allargata a quello che è la sua ricchezza nel senso complessivo e totale della parola. Quindi non dico che le sfide che sono state accennate prima sono meno sfide, diciamo che sono pane quotidiano, perché oggettivamente cosa facciamo ogni giorno? Cerchiamo di far rendere il patrimonio dei nostri clienti. Cosa cerchiamo di fare ogni giorno? Conto economico. Bene, cosa lo dobbiamo fare? Cercare di fare, dobbiamo cercarlo di fare in maniera equilibrata, consapevole, duratura. Bene, non credo che questa sia la vera sfida, perché quello è, passatemi il termine, svegliarmi la mattina, lavarmi i denti, fare la doccia non è una sfida, è un automatismo. La sfida è fare qualcosa di diverso in un ambiente che è oggettivamente un ambiente che sta cambiando e ci sta cambiando le abitudini. Questo è, a mio giudizio, la mia vera sfida. Cambiare le mie abitudini come private banker o come wealth manager, avere un'attenzione maggiore al rischio complessivo che quando incontro un cliente, una persona, un capo azienda, un professionista ho di fronte. Lei è d'accordo, insomma, la vera sfida è abituare il cliente a una situazione più difficile. Assolutamente sì, sono d'accordo poi con quanto diceva Gianfranco, perché vediamo che le sfide si vincono allargando la base, diciamo, dei servizi che possiamo offrire ai clienti. E poi dal mio punto di vista come azienda che fornisce servizi B2B ai miei colleghi che sono qui intorno a me, ho una visione differente. Non avendo una rete private vedo chi agisce come rete private, no? E da un suo punto di vista vediamo un grande interesse per la creatività, che è molto importante, perché le sfide riguardanti anche le commissioni, riguardanti alla normativa che riduce quelli che sono gli aspetti delle performance fee, delle commissioni, tutto il resto, si vince essendo anche un po' creativi, allargando quello che è il servizio che offriamo al cliente. Per cui condivido pienamente il tema che oggi il cliente viene visto con una delle quattro sue parti di capitale, che è il patrimonio finanziario, poi c'è il patrimonio corporate e poi c'è il patrimonio non liquido, che può essere immobiliare come tutto il resto, e poi c'è la quarta parte che è la sua famiglia. Oggi vediamo in Italia che il private banking è un servizio dato a persone ricche di una certa età, per cui dobbiamo pensare al futuro. Il patrimonio vostro sono i figli dei vostri clienti, sono i nipoti dei vostri clienti che devono essere seguiti, per cui c'è tutto l'aspetto del passaggio generazionale.
ci sono queste sfide che sono molto interessanti. Allargare comunque quello che è la base, diciamo, dei servizi che la banca può offrire ai clienti, non solamente guardando l'aspetto puramente finanziario, ma tutti quelli che sono altri aspetti. Il secondo tema è un po' anche la stabilità. No? Sicuramente oggi siamo in un mondo molto volatile, dove il cliente è sollecitato, è multibancarizzato, ha sollecitato di spostarsi in base allo 0,1% che la banca può offrire concorrente, per cui è importante dare stabilità all'offerta e cercare di offrire un servizio globale che possa essere visto come un punto unico di incontro. Io chiamo PUC, no? La banca deve diventare il punto unico di incontro del cliente, dove si siede e dove trova tutte le risposte per questi quattro punti di offerta, no? Sia la parte finanziaria, come dicevo prima, la parte, diciamo, non liquida, la parte corporate e la parte familiare. Questo crea un legame molto forte con la propria clientela nel lungo termine, chiaramente. E il terzo aspetto è il servizio. Sentivo prima che tutti lo condividiamo, il servizio ai clienti è fondamentale, non può essere più, e c'è un incremento di richieste di servizio e contestualmente c'è una diminuzione delle commissioni, per cui una situazione un po' strana, no? C'è questo incrocio. Dobbiamo vincere questa sfida, nel senso che è ineluttabile che le commissioni, visto il mercato, vista la concorrenza, vista la normativa, si ridurranno nel tempo, e sempre di più il cliente, confuso dalle offerte, cercherà sempre più attenzione da parte del suo banker, no? Per cui c'è questa situazione. E poi vi racconto una cosa, perché ieri ho partecipato a una conferenza a Lussemburgo di Deloitte, molto interessante, e uno speaker ha detto una cosa che mi ha colpito moltissimo. Ha detto che i social noi li vediamo sempre come un tema positivo. Lui ha detto un aspetto molto interessante. È stata fatta un'analisi, un sondaggio, e il 53% di chi usa i social è sensibile a commenti negativi sul proprio fornitore di servizi. Non ai positivi, ai negativi, no? Per cui c'è una preponderanza di interesse per capire quali sono le critiche che vengono fatte al mio fornitore, no? Noi vediamo sempre il social come un mezzo di approcciare il cliente, come cercare di avvicinarsi al cliente, comunicare e trasmettere, no? Ma il social è anche un modo per il cliente di porre sotto giudizio quello che è il suo private banking, no? Questa è una cosa da non dimenticare, perché è molto importante. Credo che in futuro avremo un'application che si chiama TripAdvisor Banca, no? Perché sicuramente avremo poi questi il futuro sarà un po' questo, no? Cioè dobbiamo affrontare anche questi aspetti, che non sono magari veramente di quest'anno, però siccome nel medio termine sono interessanti. Grazie Cagliano. Diamo la parola a Gerardino. I miei illustri colleghi hanno trattato tanti temi e hanno coperto un ampio spettro, quindi vorrei magari affrontare ed elaborare su un tema che è stato introdotto da Martini, cioè il fatto che gran parte o comunque una parte consistente del mondo del private banking non è servito da reti private. Questo di fatto è un dato di fatto, ma soprattutto quello che è interessante vedere è che questo zoccolo duro, diciamo, di clientela private, che possiamo segmentare, diciamo, in un modo o nell'altro, ma tendenzialmente sopra i 500.000 euro, non si avvale di strutture private, ma rimane fedele a strutture più commerciali. Invece chi le ha approcciate in passato, anche timidamente magari inizialmente, quindi utilizzando strutture private come istituto secondario, le ha nel tempo apprezzate, perché ha fatto diventare lo stesso istituto primario, se non addirittura esclusivo. Per cui la vera sfida è davvero stimolare i bisogni che questa clientela private ha per farli portare all'interno delle strutture private. Una delle ricette qual è? Quella per farlo, perché ovviamente un conto è dirlo, poi ovviamente bisogna passare ai fatti. Dal mio punto di vista è essenziale che si passi, o quel consulente finanziario, private advisor, come vogliamo chiamarlo, il private banker, passi da un modello di prodotto a un modello di servizio quanto più velocemente possibile. Non dobbiamo limitarci a offrire una soluzione di investimento, quindi con un prodotto per una esigenza o un bisogno contingente, ma davvero iniziare a capire quali sono i bisogni della clientela, stimolare questi bisogni, saperne parlare e poi dare attuazione alla stessa cosa, all'attività poi conseguenti, come diceva appunto anche Caldana in precedenza. Ritengo che sia fondamentale al giorno d'oggi che un consulente finanziario sia in grado di intercettare i bisogni che siano legati appunto alla famiglia, al patrimonio immobiliare, al mondo del corporate banking. Ricordiamoci che una grossissima fetta di clientela all'interno del mondo private è imprenditore.
sedersi di fronte a un cliente e intercettare anche questi bisogni, ma poi soprattutto dare seguito, quindi con strutture dedicate a soddisfare anche questi bisogni, porta a una notevole fidelizzazione della clientela nei confronti del consulente finanziario e a ridurre quindi la multibancarizzazione di cui parlava precedentemente Caldana, non a una guerra di prezzo che in situazioni di rendimento di questo tipo non può essere che deleteria, ma ad un rapporto fiduciario che si instaura tra il cliente e il consulente, che porta ovviamente a una concentrazione del patrimonio. Per cui la ricetta è questa dal mio punto di vista: passare a intercettare davvero i bisogni, ma avere anche alle spalle delle strutture con cui interagire, perché parliamoci chiaro, il consulente finanziario non può essere un tuttologo da questo punto di vista, non può conoscere tutti gli aspetti del corporate banking. Io vengo da quel mondo e sono aspetti molto complicati, non può conoscere tutti gli aspetti di corporate finance, nemmeno di tax planning, e non lo deve fare, deve capirli, sapere di che cosa si sta parlando, intercettare il bisogno e poi attivare le strutture che in tandem vanno poi ad approfondire il bisogno, lo soddisfano e a quel punto la relazione col cliente si consolida. Per cui questa, dal mio punto di vista, tra molte sfide che i colleghi hanno detto che condivido, visto che sono arrivato per ultimo, mi sono concentrato e ne ho approfondita una, però ritengo che davvero sia imprescindibile conquistare quanto più possibile quote di mercato all'interno del private banking, perché avere una fetta del patrimonio così ampia non servita da strutture di private fa sì che ci sia davvero un'opportunità da cogliere. Bene, grazie Gerardini. Prima di passare alla seconda domanda, vi ricordo che l'evento è visibile in streaming, sia naturalmente non per voi che siete qui, ma per chi ci segue da casa o dall'ufficio sul nostro sito blurating.com o sul canale YouTube della nostra casa editrice, e sarà rivedibile dopo l'evento comodamente sul nostro canale YouTube. Allora, continuiamo con la seconda domanda. Sono emersi diversi temi, si è parlato anche di che cos'è il private banking, si è data una soglia, 500.000 euro, 1 milione, insomma è difficile, è sempre più difficile capire in un mondo tanto competitivo cosa fa il consulente, cosa fa il private banker, che differenze hanno, se le differenze ci sono ancora o se è una figura, sta nascendo una nuova figura che sta fornendo, come scherzosamente diceva Martini, qualunque tipo di servizio, anche quella di portare la spesa al supermercato, e diventa dunque sempre più necessario riuscire a distinguersi in un mercato che richiede sempre di più e che purtroppo, come si diceva, offre sempre di meno da un punto di vista di rendimenti, e quindi mette sempre più in difficoltà i professionisti. E vorrei cominciare proprio da Banca Generali e da Ragaini per chiedergli cosa state facendo voi per emergere, per distinguersi in questo settore. Ma intanto il tema del private banking con la soglia 500.000 euro è un falso problema, nel senso che è una convenzione, come tutte le convenzioni, ma potremmo metterla a 1 milione, 1 milione e mezzo, è defocalizzante questo tema. La cosa bella che ha fatto IPB, la nostra associazione di categoria, è quella di mettere una soglia, e ormai quando parliamo di private banking e facciamo tutti i nostri conti interni, almeno c'è una soglia. Oggi parliamo di aziende medie, andate a vedere la classificazione Mediobanca, 50-250 milioni, andate a vedere la classificazione Popolare di Milano, la ex mia, sono tanto diverse, e quindi il fatto di aver portato un equilibrio comune e un linguaggio comune, a mio avviso, è un valore. Poi il taglio interno è un modello di business ed è una cosa differente rispetto a quello che il mercato individua come private banking. Il tema, venendo alla sua domanda di quello che facciamo per distinguerci, lavoriamo molto sul modello di servizio. Il modello di servizio, che tra un attimo vi racconto quello che ho in mente per modello di servizio, è molto focalizzato a un'unica attività, che è quella del private banking. E questo è un valore, perché nel mondo defocalizzato, avere una focalizzazione è già importante, è già un primo punto. E la nostra banca fa solo gestione del risparmio, non fa altre cose. Se poi ci si dà anche un target di riferimento, è ancora più focalizzato. E quindi questo è già il primo elemento con cui noi cerchiamo di distinguerci dal mercato. E poi lavorando proprio sul modello di servizio, che poi è una parola molto alta, ma sotto il modello di servizio noi abbiamo strumenti, servizi e prodotti. Sono i tre elementi che sostengono il nostro modello di servizio. Allora, molto rapidamente, nell'ambito degli strumenti abbiamo lavorato sulla nostra piattaforma tecnologica, secondo un pensiero filosofico che è molto difficile da realizzare e anche difficile poi da far capire, comunque è provare a fare qualcosa che non c'è sul mercato,
E quando provi a fare qualcosa che non c'è sul mercato è un po' complesso perché ti scontri con tante cose che non avevi pianificato. Però poi alla fine viene molto bene, ci vuole un po' più di tempo, però quando riesci ad avere un modello di servizio che ha degli strumenti che sono tagliati su quello che tu pensi sia giusto per il cliente e per il consulente, si vede. Quindi abbiamo lavorato su una piattaforma tecnologica proprietaria che ci permette di fare tante cose, dalla rendicontazione alla pianificazione al monitoraggio nel tempo del portafoglio, e consente di guidare il consulente e il cliente in un'esperienza, fatemi usare un termine un po' forte, sensoriale molto forte. Io vado in un ristorante, mangio bene, poi vado da uno chef stellato, mi racconta la filiera in cui ha trovato gli alimenti, mi racconta quello che è la sperimentazione che ha fatto e ho un'esperienza differente, sempre cibo è. Allora, il tema della nostra piattaforma nasce con questa filosofia. Poi c'è il tema dei servizi. Io seguo la divisione di Wealth Management, è stata creata un anno fa all'interno di Banca Generali, e l'obiettivo è quello di fornire servizi. Concordo tanto con quello che diceva Gianfranco, il servizio finanziario è l'elemento centrale ad oggi, non è l'unico, è però il punto d'entrata. Quando un cliente entra in Banca Generali, inizialmente vuole consulenza nel mondo finanziario. Poi noi diciamo che vogliamo creare un mercato perché pensiamo che il cliente abbia veramente bisogno di non avere consulente solo finanziario, e ci attacchiamo ai servizi di real estate, corporate finance, wealth planning. Benissimo, però oggi ancora la parte finanziaria è più importante. Noi che lavoriamo dietro le quinte e quindi dobbiamo costruire gli strumenti al servizio dei nostri consulenti per i clienti, lavoriamo come piattaforma di servizi anche nel mondo del real estate, del corporate finance e del wealth management. Come abbiamo fatto per distinguerci? Non lo so se ci siamo riusciti, ma abbiamo cercato sul mercato, nell'ambito dei servizi non finanziari, quella che è una persona che riteniamo molto valida. Viene da un family office dove ha gestito circa 2 miliardi e mezzo di euro, ha parlato con tanti investitori italiani e internazionali, e quindi è venuta a strutturare al nostro interno un modello di servizio rivolto ai servizi non finanziari, real estate, corporate finance e wealth planning. Poi abbiamo la parte finanziaria che è più codificata, c'è un team che lavora con me di 15 persone che fa investment advisory, costruisce portafogli, supporta proposte di investimento, e quindi cerchiamo di dare delle risposte di analisi e di commento della posizione, un po' come si fa con un bilancio riclassificato. Il bilancio c'è per tutti, la riclassificazione mi permette di evidenziare alcune voci che possono dare lo spunto al cliente, al consulente, per fare determinate azioni. E questo è nell'ambito dei servizi, quindi strumenti, servizi, e infine arriviamo ai prodotti. Sui prodotti si pensava e si pensa che ci sia poco da innovare. Sono molto, molto allineato a quello che si dice e si diceva prima: il prodotto non è più in sé significativo, diventa un'evoluzione naturale quella di un contenitore di consulenza. Noi abbiamo lavorato molto sui contenitori di consulenza, sapete, probabilmente molti di voi conoscono la nostra gestione assicurativa multiramo, che è BG Stile Libero, su cui abbiamo raccolto tanti miliardi di euro in questi 3 anni. Quest'anno abbiamo lanciato il nuovo contenitore di gestioni patrimoniali, che riunisce all'interno una serie di innovazioni che noi abbiamo provato a sviluppare. Innovazione perché permette di avere un'architettura aperta al suo interno, quindi non solo linee di casa, ma anche linee di asset manager terzi su cui abbiamo rapporto di premium partnership. Un secondo tema, che è quello di poter lavorare in ottica core e satellite, quindi avere alcune linee che rappresentano il core del portafoglio e altre che possono rappresentare delle linee satellite più tattiche. E una novità, quella di poter avere anche il 40%, fino al 40%, di singoli titoli in stock picking che il consulente sceglie con il suo cliente. La filosofia di innovazione è molto semplice. Nella norma e nella prassi dei nostri clienti, quando il mercato è incerto, si rimane liquidi. E questo è una cosa non tanto intelligente per la banca e per il consulente. Allora, l'idea di aver creato un contenitore consente di avere al di sotto il tema dell'asset allocation. Il mercato cambia, diventa più incerto, l'asset mix sottostante cambia, ma il contenitore di consulenza rimane uguale. Questa è un'innovazione di prodotto, se mi permettete, che ci aiuta a lavorare un po' meglio con i nostri consulenti, con i nostri clienti. Quindi, focus su modello di servizio per distinguerci dagli altri, legato agli strumenti, ai servizi e ai prodotti. Ecco, Venuti. Diciamo che noi tendenzialmente seguiamo un po' l'approccio che anche Andrea, questi sono i 3 punti che però io definisco la componente hard dell'attività di servizio nei confronti della clientela. C'è una componente soft che sono le persone, che quindi è le competenze, gli skill dei private banker. Quindi
Se devo aggiungere qualcosa a un elemento che cerchiamo di portare e che ci possa dare distinzione, è investire molto sulla formazione dei nostri banker, quindi avere costantemente processi formativi, chiediamo ai nostri banker di seguire corsi che portano ad avere certificazioni. Noi tutti i nostri banker li faremo certificare con EFA a livello europeo, quindi grande focalizzazione sulla componente formazione, perché se la componente in qualche maniera hard, che è il prodotto, il modello di servizio, le soluzioni, sono tendenzialmente pensate centralmente, manca la catena di trasmissione, che è quella del professionista. E quindi per distinguermi veramente devo avere tutto quello e devo averlo bene, questo è magari copiando anche un po', per cui, no? Ma dall'altra parte devo avere una rete di professionisti che sia in grado di dialogare con i propri clienti su quelle tematiche di cui abbiamo discusso prima. Noi abbiamo un piccolo vantaggio, quello di essere, che a volte magari è visto come svantaggio, di essere una banca commerciale a tutto tondo, nella quale la componente corporate o PMI che segue le aziende è nel DNA della banca. La nostra banca è una banca che fa molti impieghi, che è sul territorio, che conosce i nostri imprenditori, e quindi questo è un elemento che in qualche maniera porta valore aggiunto poi a quella che è la componente del punto d'ingresso per una banca che fa solo gestione finanziaria, che è la gestione finanziaria. Noi abbiamo la fortuna di avere anche altri punti d'ingresso, che è invece la gestione delle finanze corporate e la gestione delle finanze aziendali. Quindi ecco, cerchiamo di distinguerci mettendo a fattor comune tutte le esperienze che abbiamo sui quattro, diciamo, assi del patrimonio del cliente come banca commerciale, darlo questo al nostro consulente private, cercando di farlo evolvere dal consulente finanziario al consulente, al wealth manager, al wealth planner, come lo vogliamo chiamare. Quindi grande attenzione, grande focalizzazione sulle componenti soft di preparazione della squadra dei banker, che siano in grado di dialogare costantemente anche in momenti in cui magari dialogare di investimenti finanziari è un pochettino meno, diciamo, entusiasmante, ecco, non c'è solo quello. Ecco, Caldana, magari la sua è anche una voce un po' diversa. No, sono come società. Ma devo dire che anche noi stiamo cercando di focalizzarci maggiormente su quello che è il nostro core business da sempre, ormai da 15 anni, che è il private insurance, focalizzandoci nel senso che comunque non è più solamente ramo primo, ramo terzo, ci sono tutta un'altra serie di servizi, multiramo e ancora oltre, e cercando di andare verso i nostri clienti con un'offerta sempre più performante in termini di siamo strutturati, abbiamo comunque una struttura che è completata da, per esempio, un servizio di ingegneria patrimoniale che aiuta chiaramente la banca ad avere un approccio di servizio. Abbiamo una struttura di tecnologica che va verso la tecnologia, che va verso il legame, la polizza non è più uno strumento semplicemente cartaceo, è diventato tecnologico. Abbiamo progetti molto importanti che vanno lanciati alla fine di quest'anno, di cui magari poi ne parleremo successivamente. Ma soprattutto il tema vero è quello dell'allargamento dei servizi, nel senso che come broker assicurativo chiaramente la nostra licenza ci permette di fare tutto, potremmo fare anche auto, ma noi ci siamo sempre focalizzati su un mestiere. Abbiamo scoperto invece che c'è una richiesta fortissima da parte delle banche, come dicevo prima, di avere un completamento di questi servizi, e recentemente abbiamo fatto un accordo con un grosso broker internazionale proprio perché per poter essere considerati il punto di entrata, punto di contatto nell'ambito assicurativo per tutto quello che è la parte finanziaria, per cui tutta la parte, diciamo, di private insurance, ma tutta quella che è un po' la parte corporate e altre coperture, no? Oggi il private banking ci chiede di offrire un servizio che non è solamente solo quello della parte assicurativa, come dicevamo prima, contenitore, di cui sicuramente abbiamo una qualche esperienza, visto che abbiamo una storia alle spalle, ma proprio quello di poter offrire alla propria clientela
servizi anche corporate, servizi sulla persona, servizi sulla sanità, servizi internazionali, no? Oggi il private banking ha una clientela che molto spesso si sposta, è mobile, i figli sono in America, i genitori magari si spostano dall'Italia, vanno in Francia, e tutto questo seguire, questa complessità dobbiamo comunque gestirla, no? E a tutto tondo, per cui ci vengono fatte domande più impensate, ma è giusto che ci vengano fatte a noi, perché essendo esperti di questo mestiere, essendoci posti come uno fornitore B2B, dobbiamo poter rispondere a queste domande. Per cui questa joint venture ci ha sicuramente permesso di dare delle risposte interessanti, non solo su quello che è la parte, diciamo, più standard, ma anche quello che è non standard, inteso come non standard per il private banking, no? Non per la parte finanziaria. Gerardini. Sì, io sono arrivato alla Private Advisory Unit, che è la divisione private di finanza. Backup, eccoci. Un anno fa circa dal mondo corporate di Deutsche Bank. Funziona? Sì, funziona. Dal mondo corporate di Deutsche Bank. E la prima cosa che ho fatto è quella di lavorare sul modello di servizio, quindi mi rivedo molto nelle parole che ha detto anche Venuti in precedenza, perché se da un lato ovviamente siamo nel mondo delle reti, quindi con tutta la flessibilità e i vantaggi del mondo delle reti, siamo comunque inseriti all'interno di un gruppo bancario che in Italia è una banca commerciale, è una banca di investimento, ma soprattutto è una banca commerciale, una banca di investimento, niente, oggi in sciopero. È bello della diretta. Una banca commerciale, una banca di investimento anche a livello internazionale. Quindi sostanzialmente quello che dovevo fare era quello di attivare tutte le leve per far sì che ovviamente il consulente finanziario potesse utilizzare tutti questi servizi. Quindi diventava naturale, visto diciamo la mia provenienza, la prima leva da attivare è quella del mondo corporate. E quindi diventa ormai quasi un'abitudine per molti consulenti finanziari all'interno della Private Advisory Unit di andare in tandem e lavorare con i gestori sul cliente imprenditore. L'anno scorso un 20-25% di finanziamenti che sono stati erogati dal gruppo Deutsche Bank sono stati generati dal mondo dei consulenti finanziari, ed è tanto. Per cui questa è una sinergia che funziona, è fondamentale e ha contribuito sicuramente a consolidare il rapporto tra il consulente finanziario e il cliente, perché di conseguenza una delle prime misure che poi vado a vedere è se la consistenza patrimoniale e quindi gli asset del cliente di conseguenza aumentano, e questo avviene. Allo stesso modo con i servizi di corporate finance, in molti casi saper intercettare dei passaggi generazionali, saper suggerire ovviamente con gli esperti di corporate finance delle operazioni che possono ovviamente soddisfare le esigenze del cliente, generare un liquidity event, diventa abbastanza naturale da parte poi di chi ha ottenuto questo servizio di considerare ovviamente la struttura, la divisione e il consulente finanziario come punto di riferimento per la gestione poi dell'asset liquido che si è generato in seguito a questa operazione. E l'altra leva importante da utilizzare era quella ovviamente di instaurare una forte relazione con un'attività che già il gruppo fa da tantissimi anni e su cui ha grandi skill, che è il mondo del wealth management. Per cui il wealth management Deutsche Bank ha tutta una serie di servizi e prodotti, non solo in Italia, ma in tutti i paesi del mondo, e una delle prime cose è stata proprio attivare e mettere a disposizione ovviamente di tutti i consulenti finanziari anche questi servizi. Per cui ad oggi parlare di wealth planning, tax planning, utilizzare prodotti come le gestioni patrimoniali, di cui parlava anche prima Venuti, c'è un'esperienza, sono tantissimi anni che il wealth management in Deutsche Bank opera nelle gestioni patrimoniali, è uno dei prodotti di punta, si arriva ad un livello di personalizzazione anche fino al 100% dell'investito da parte del cliente, per cui era naturale sfruttare ovviamente tutte queste piattaforme che già c'erano, quindi bastava in alcuni casi davvero attaccare il filo alla spina, la luce si accendeva e tutto funzionava. Però funziona anche, riprendo un passaggio dal mio punto di vista molto importante che ha toccato Venuti, che è quello della formazione, perché poi tutto questo funziona se ovviamente c'è sotto chi lo sa far funzionare, chi lo capisce, lo interpreta e lo utilizza a suo favore. Per cui da questo punto di vista siamo partiti anche con un programma formativo dedicato solo al mondo dei consulenti della Private Advisory Unit, che vada a toccare proprio questi aspetti, sia un'evoluzione della formazione su aspetti specifici. I frutti li stiamo vedendo, devo dire sono soddisfatto, però questo è sostanzialmente il lavoro che è stato fatto, che stiamo facendo in termini di modello di servizio per affrontare appunto le sfide di cui si parlava prima. Ecco, passiamo a Martini, last but not least, come si dice.
Ma allora, innanzitutto sono contento di sentire che finalmente si inizia a parlare di private banking e di consulenti al centro del modello di servizio e che il cliente in qualche modo è del consulente e non della banca. Questo sapete che è una cosa che dico da tanto tempo, non so se nel prossimo meeting dell'IPB se dovessi dire una cosa simile come la prendono i colleghi. Comunque, secondo me è importante oggi accettare il fatto che le società, anziché cercare in qualche modo di inserirsi nel rapporto banker-clienti, aiutino i banker a fare meglio la loro attività, come è quello che ho appena sentito oggi. Quindi questo è, penso, una cosa importante. Noi lo diciamo da 25 anni, prima eravamo visti come ET, adesso invece vedo che le cose stanno un pochettino cambiando. Sul tema in oggetto, io penso che fossi un consulente, oggi sarei un po' preoccupato, perché vedo che c'è un po' una convergenza, cioè se non facciamo qualcosa tra un po' facciamo tutte le stesse cose, diciamo le stesse cose, proponiamo gli stessi prodotti, gli stessi servizi, la tecnologia sappiamo che secondo me è un qualcosa che è facilmente in poco tempo colmabile il gap, perché con i soldi e con l'innovazione tecnologica chiaramente riesci a recuperare anni di forti investimenti, e quindi in un mondo in cui facciamo un po' tutte le stesse cose rischiamo di diventare fungibili, e diventare fungibili, questo all'occhio dei clienti, è un aspetto importante. Se ci aggiungiamo che sicuramente mentre il mondo di matrice e rete ha un senso d'appartenenza dei singoli soggetti alle strutture alto, nel mondo del private banking classico vedo che negli ultimi anni, a parte vederlo io, lo si vede anche leggendo i giornali, c'è una tendenza a una certa disaffezione. E quindi secondo me è anche un tema di comunicazione, cioè bisogna un po' comunicare meglio ai colleghi che sono al centro del modello di business, che sono importanti, e quindi questo è un aspetto secondo me dove le società, noi anche come tutti, devono fare investimenti forti. Su cosa state facendo per distinguervi in un mercato tanto competitivo? Se quindi qual era la domanda, se mi ricordo bene. Io vi posso dire 5 cose che abbiamo fatto che secondo me sono diverse. Nella diversità non c'è chiaramente un qualcosa di meglio o di peggio, anche perché tutti i modelli di business rappresentati qua sono modelli di business sani, che crescono, che stanno andando bene, poi ognuno rispetto a quello sono anche le sue caratteristiche fa quello che può fare rispetto alle leve che ha, però penso che comunque l'industria rappresentata qua, ma comunque l'industria del mondo rete in questi anni ha fatto bene, quindi parliamo di modelli di business tendenzialmente tutti sani e validi. Detto questo, noi abbiamo 5 cose diverse. La prima, sicuramente il modello di business, nel senso di appartenenza che abbiamo. Il fatto di essere azionisti della nostra società comunque è un valore forte, e anche il fatto di riuscire a creare un senso d'appartenenza che si respira soltanto una volta che si è dentro, non si riesce a capire quando si è fuori, è un valore molto molto forte. Abbiamo un turnover bassissimo, vi do un dato, abbiamo lanciato un pack sul nostro titolo, forse qualcuno di voi avrà letto sul giornale La Cosa, 1111 colleghi hanno deciso di tasca loro di investire 600 euro al mese per i prossimi 5 anni sul titolo Azimut, senza nessuna né spinta né pressione e né obbligo particolare. Io non so, come anche detto recentemente, siamo circa l'80% di quelli che lo possono fare. Qui non so se nelle realtà in cui operate voi si dovesse proporre la stessa cosa, che risultato ci sarebbe, ma questo perché sono diversi i modelli e perché noi sono 25 anni che cerchiamo di fare quello che abbiamo detto oggi. E quindi l'indipendenza sicuramente è un valore aggiunto forte che noi viviamo e sentiamo molto. Il secondo tema è la nostra piattaforma. Noi abbiamo investito tantissimi soldi negli ultimi anni, come tanti, nel cercare di costruire un modello di business che fosse il più possibile originale. Non essendo banca, abbiamo sfruttato quelle che erano le nostre capacità e quindi abbiamo creato un modello di business che oggi per le nostre dimensioni è sicuramente nuovo. Noi oggi il concetto del multi-manager lo abbiamo spostato a tutto. Abbiamo quindi la possibilità di avere 3 team di gestione patrimoniale che operano con 6 banche depositarie diverse in Italia e all'estero, quindi puoi scegliere di bucare il cliente sulla banca depositaria che vuoi, e questo è un valore aggiunto forte. Infatti siamo passati da 1 miliardo a 6 miliardi di gestione patrimoniale in 3 anni, cosa che invece nel mondo rete le gestioni patrimoniali sapevamo a malapena che cosa fosse, solo
4-5 anni fa. Abbiamo la possibilità di aprire i conti correnti, quindi fare attività bancaria con N banche, UBS, Rothschild, e anche questo è un valore aggiunto forte. Abbiamo il multi-private insurance con N accordi, e che quindi ci permette di proporci in maniera diversa. Quindi, diciamo, noi operiamo oggi in modo molto simile rispetto a un family office di matrice piccola, quindi esattamente con lo stesso concetto, solo che abbiamo la forza contrattuale di un gruppo che ha 40 miliardi di euro. Quindi quando chiamiamo i nostri amici di UBS e gli chiediamo un intervento particolare, è come se a voi chiamasse un cliente da 5-10 milioni di euro. Tendenzialmente non lo mandate a quel paese. Quindi nell'innovazione del modello di business oggi c'è una delle capacità attrattive più forti che abbiamo sviluppato in questi anni, perché si va a raccontare un mestiere un pochettino diverso. Quindi questo è sicuramente il secondo punto. Il terzo, abbiamo investito su un progetto che si chiama Libera Impresa, 30 milioni di euro, che è dedicato agli imprenditori. Noi invece di corporate banking non avevamo nulla fino a 3 anni fa e abbiamo sviluppato 8 progetti diversi. Il tema è come disintermediare il canale bancario nell'accesso al credito da parte delle medie aziende italiane. Oggi si è tramutato come dare ai nostri clienti un'opportunità di investimento diversa in un mondo in cui non si sa dove cavolo investire i nostri soldi. Abbiamo lanciato ora un fondo che si chiama IPO Club di Private Equity, che sta andando molto, molto bene. Abbiamo raccolto 150 milioni di euro e investiremo, attraverso anche il meccanismo della SPAC, in 7-10 medie aziende italiane. E abbiamo visto che l'interesse da parte della clientela privata anche su questi temi è molto, molto alto. Abbiamo poi una fabbrica prodotto nostra. Noi dal 1 ottobre con Azimut Capital Management fonderemo la SIM e la nostra SGR in Italia, quindi anche questo sarà un modello di business nuovo, perché in Italia non c'è, di queste dimensioni sicuramente, e il fatto di avere una fabbrica alle spalle dietro è un di più, che poi se tu vuoi usi, se vuoi non usi è una scelta tua, ma sicuramente come valore aggiunto. Abbiamo fatto per esempio recentemente un SIF molto importante per un banker arrivato da una nota società internazionale che era stupito dalle nostre tempistiche. Comunque avere il know-how in casa, secondo me, è una cosa positiva anche nell'ottica della MiFID 2, perché nessuno poi parla delle informazioni che bisognerà dare agli asset management terzi sui nostri clienti, e quello è un tema, magari una volta se vuoi ci puoi fare un convegno apposta, che può dare spunti interessanti. Il quinto tema è il tema estero. Siamo andati all'estero, anche qua, come quando siamo partiti con i World Management nel 2010, ci prendevano un po' in giro, dicevano che erano maquillage di marketing. Invece oggi abbiamo 6 miliardi di euro, siamo presenti in 15 paesi, 22.000 clienti, tutto il mondo estero è inutile per 2 milioni e mezzo di euro, e è una cosa su cui puntiamo molto, perché pensiamo che fare questa professione solo da italiani in Italia, guardando da qua ai prossimi 10 anni, possa essere un po' limitativa. Ora scopro con tanta gioia che anche altri player stanno pensando di andare a Londra, in Cina, eccetera, eccetera. Ecco, questi 5 punti sono cose che noi abbiamo un pochettino diverse. Poi è chiaro che non è detto che diversità sia qualcosa che funziona meglio, questo è un altro tema. Questo lo vedremo. Adesso siamo giunti alla chiusura della prima parte di questo forum. Beh, innanzitutto salutiamo Marco Caldana, che non potrà essere con noi durante la seconda parte. Rimanete con noi, parleremo di MiFID, MiFID 2, parleremo del significato di private banking, dell'impatto della tecnologia che ha su questo mercato. Rimanete con noi e qua c'è un piccolo coffee break, ci rivediamo tra 20 minuti, grazie. Come siete comodi, se volete togliere o togliete.